dove diceva molto bene Giuliana Amato in un'intervista al del Corriere della Sera che sintetizzo in due parole diceva questo, la crisi è gravissima perché per la prima volta diciamo davvero c'è il rischio di default degli stati cosa che vent'anni fa non, non succedeva quindi una crisi grave come quella di vent'anni fa oggi ha, può avere conseguenze molto più drammatiche, allora diceva ci sono due modi per affrontarla il, prima, il primo diceva Amato è la patrimoniale eh, che vuol dire colpire i patrimoni trovare i soldi eh, prendendoli da una, da, dai patrimoni eh. però dice sarebbe io poi... Eh. Questo poi lo dici te se è sufficiente o no. Amato sosteneva che potrebbe essere sufficiente, però diceva che eh, può avere delle conseguenze politiche molto gravi perché è molto, una scelta molto impegnativa, una scelta che... oppure c'è l'altra soluzione che è quella di aumentare la produzione. Siamo la seconda potenza industriale d'Europa, se portassimo il PIL a più 2% questo potrebbe essere sufficiente a risolvere la crisi. Per fare questo diceva Amato e torniamo alla alla Costituente, diciamo, agli Stati Generali d'Economia, per fare questo bisogna che i lavoratori si convincono che devono produrre di più.